Amiche, amici di Rossini TV, ve l'avevamo promesso e manteniamo la promessa. Siamo a Cantiano per Cantiano Fiera Cavalli, 45esima edizione, la prima delle due domeniche. Sono due infatti gli appuntamenti che ogni ottobre da 45 anni si tengono qua alle pendici del Catria. Tantissimi cavalli, decine, forse centinaia di cavalli a creare questa atmosfera impagabile per la quale stiamo ogni volta proponendo a tutti i nostri telespettatori di essere qua. Abbiamo fatto quello che tutti dovrebbero fare arrivando, ci siamo procurati una copia del programma della giornata, andremo insieme a tutti voi a seguire le iniziative e le attività e ve le faremo conoscere, magari con l'obiettivo di farvi venire voglia di tornare qua domenica prossima, perché ricordiamo che oggi è il 13, ma questo evento si replica anche domenica 20 e questo è un po' l'obiettivo che ci siamo posti. Andiamo insieme a scoprire l'edizione numero 45 di Cantiano Fiera Cavalli. Alessandro Piccini, sindaco, abbiamo voluto fermarlo proprio prima ancora che tolga la fascia, perché questo è un momento istituzionale importante. È appena terminata questa presentazione, nella quale in tanti hanno parlato e hanno parlato veramente con toni accorati. È uno di quei casi in cui non c'è bisogno neanche di avere gli appunti sotto mano. Tutti sono andati, come si dice in gergo, a braccio, perché il tema è molto sentito. Un inizio bellissimo per questa 45esima edizione. Sì, ecco, ci siamo arrivati alla data storica, quella di ottobre di Cantiano Fiera Cavalli, che oggi trova il suo massimo epilogo. Ecco, siamo dove si aggiunge valore alle pendici del Monte Catria, che rende questa manifestazione unica nel suo genere, e gli interventi lo hanno ricordato. Il merito è di chi tutto l'anno crede in questa razza, le istituzioni, ma soprattutto gli allevatori, il centro ippico, quelli che oggi ci danno la possibilità di avere qualcosa di unico a livello regionale, che non è solo a valorizzazione del settore primario, quello dell'allevamento, ma che sta diventando un volano importante per lo sviluppo di questi territori. A volte succede che nei tavoli di presentazione ci sia una passerella di presenze più o meno importanti. Questa volta però ci è parso di vedere che ognuno avesse il suo ruolo, ognuno aveva qualcosa da dire, da raccontare, diverso da quello di altri, perché ci intravediamo un risultato di un enorme lavoro di gruppo. Esatto, ecco, questa non è una fiera, non è una passerella istituzionale. Dietro il cavallo, dietro questo territorio c'è veramente la volontà di crederci. Chi è intervenuto oggi ha portato un suo proprio contributo, non solo formale ma personale, di convinzione rispetto alle potenzialità di un territorio. Abbiamo capito che questo per noi è un patrimonio da mettere a sistema di un territorio molto più vasto, e di uscire dai nostri confini, ma di parlare ormai a una platea nazionale ed oltre, e creare delle opportunità di sviluppo economico e di ricaduta economica reale attorno a questo animale. Quindi ecco, noi continueremo con questo lavoro, seppur faticoso, ma di rilancio e di tutela di questa razza, sperando e augurandoci, ma ne siamo convinti, che il mondo allevatorale e i centri ippici vengano dietro rispetto a questa idea di valorizzazione della razza del Catria. Molti gli aspetti tecnici trattati, il presidente Anareai che ha spiegato tante cose, ma tanti hanno parlato di leggi, di normative, tutto, però noi qua siamo a vivere una festa. Questa è la grande intuizione di Cantiano, della sua amministrazione, di Cantiano Fiera Cavalli: trasformare comunque un momento tecnico in qualcosa di fortemente attrattivo dal punto di vista turistico e della piacevolezza del viverlo. Esatto, ecco, perché attorno al cavallo noi vogliamo raccontare tutto il resto, le sue bellezze ambientali, agroalimentari, l'intrattenimento, e credo che questo cocktail stia dando i risultati sperati. Sia per gli appassionati di settore, ma anche per il grande pubblico, per le famiglie che possono godersi in maniera naturale e ritornare a quel rapporto appunto tra uomo, natura e cavallo, che in questa sede, sotto il Monte Catria, trova le origini e il suo ambiente naturale. E allora andiamo a viverla insieme questa bellissima festa, a partire dalle esibizioni internazionali e a tutto quello che poi il ricco programma di questa giornata, e non dimentichiamocelo, anche del 20, propongono qui alle pendici del Monte Catria.
Esatto, ecco, spettacoli equestri di elevata qualità che hanno calcato le scene internazionali, uniti a un paniere di prodotti tipici e eccellenze locali, intrattenimenti musicali, giochi per bambini, la possibilità di salire per la prima volta sui nostri cavalli. Quindi credo che sia una giornata lunga quella che ci aspetta, una giornata di divertimento in cui Cantiano, il cavallo del Catra, l'intero territorio del Catra e del Nerona diventa protagonista a livello nazionale. Giacomo Rossi, consigliere regionale, ha parlato tanto ed è stato chiamato tanto in causa come Regione Marche perché c'è una richiesta forte di sostegno che già c'è ma che ovviamente non basta mai. Che cosa si può fare per il cavallo del Catra e per manifestazioni come questa? Sì, innanzitutto la Regione sostiene questa manifestazione sia con il bando accoglienza per quest'anno sia con la legge del cavallo del Catra di mia promozione che oramai è vigente da qualche anno. Inoltre abbiamo concretamente cercato di valorizzare questa razza intervenendo sulle premialità che passano da 200 euro a 400 euro a capo, sia con misure che possano aiutare l'agricoltura e le zone svantaggiate. Inoltre con un mio emendamento ho voluto inserire all'interno della legge regionale sulle ipovie una premialità per chi utilizza il cavallo del Catra. Ci sono tante altre misure di sostegno al biologico, alle zone interne che mette in campo la Regione Marche tramite l'assessorato all'agricoltura. C'è tanto ancora da fare, ma penso che sia la direzione giusta questa, una direzione presa a favore di questa razza che oramai da qualche anno è stata rivalutata anche grazie a questo importantissimo evento per il quale ringrazio oltre che chiaramente la Regione anche il Comune che ci crede veramente, ma anche l'associazione allevatori del Catra, quindi una sinergia tra istituzioni e attori che girano intorno a questa nostra razza equina che si può definire vincente. Se ci crediamo possiamo fare tanti altri passi in avanti. Sinteticamente, quanto conta provenire da queste zone dell'entroterra e portare l'attenzione e accendere un faro su queste zone in regione? Beh, conta perché noi il cavallo del Catra lo conosciamo, è una nostra identità forte, è l'unica razza equina autoctona della nostra regione, di queste zone, e poter rappresentare e portare avanti questo cavallo è per me e per noi che siamo eletti nell'entroterra un orgoglio. Però ecco, questo è un cavallo di tutti, un cavallo marchigiano, un cavallo che deve uscire non solo dai confini della nostra regione e lo stiamo facendo, ma deve uscire anche dai confini nazionali e dai confini europei. Dei buoni agganci sono stati presi in Germania, nuovi capi sono stati appunto inviati e venduti in Germania, quindi un cavallo che è docile, è bello, sa resistere al clima, diversi climi, anche ai climi diciamo più rigidi, è sicuramente un prodotto equino d'eccellenza che possiamo ben spendere anche fuori dei nostri confini, quindi se ci crediamo tutti insieme faremo dei ulteriori passi in avanti. A conferma dell'importanza di Cantiano Fiera Cavalli, la presenza del presidente Luca Marcora di Anareai, che è qua oggi per questa prima delle due giornate. Presidente, è una bellissima manifestazione. Sì, non è la prima volta che vengo, è un piacere ma è anche un dovere venire. Il Catra è una delle 27 razze di cui Anareai detiene il libro genealogico e quindi ho la delega dal Ministero per l'applicazione dei programmi genetici come ente selezionatore ed è un piacere perché in questa cornice splendida vedere i nostri cavalli Catra e tanta gente ad ammirarli è sicuramente molto molto positivo. Detto questo, il legame col territorio di questo cavallo è evidente e
farlo vedere nel suo luogo di origine e di allevamento è la maniera migliore per far conoscere questo cavallo, un cavallo che ha sicuramente degli spazi di mercato molto interessanti, che però dobbiamo far conoscere anche fuori da questa realtà. E Anareae ha lo scopo di conservare queste razze, perché sono tutte razze a limitata diffusione o a rischio di estinzione, ma ovviamente per conservare queste razze bisogna anche trovare degli spazi di mercato, perché se noi dobbiamo sempre ringraziare gli allevatori per aver tenuto in vita questa razza, dobbiamo sapere che sì, lo si fa per passione, ma ci vuole anche il tornaconto economico. E questi cavalli dobbiamo farli conoscere perché hanno una potenzialità di utilizzo nell'equitazione veramente importante e molto versatile come cavallo, che può essere utilizzato nel salto ostacoli, nella monta da lavoro, nelle passeggiate a cavallo, nei trekking. E io dico sempre, purtroppo gli italiani sono troppo esterofili. Nelle auto sportive, nei calciatori, se non sono stranieri non ci piacciono, un po' anche nei cavalli purtroppo. Molto spesso andiamo a cercare all'estero cavalli per diversi utilizzi di equitazione, quando con le nostre 34 razze italiane abbiamo una biodiversità e una possibilità di offerta in termini di diverse tipologie di cavalli, che sicuramente potrebbero evitare che andassimo a prendere i cavalli all'estero. Detto questo, non sono processi corti, ci vuole del tempo fare conoscere e apprezzare una razza, necessita poi anche risorse, finanziamenti per la partecipazione alle mostre, soprattutto se si vuole andare all'estero, come abbiamo fatto 2 anni fa a Offenburg proprio con il cavallo Katria, e quindi ci vuole anche il sostegno della regione, che però c'è, ne stiamo anche discutendo per rilanciare ancora a maggiori livelli l'importanza dei programmi che abbiamo proposto alla regione per farli finanziare. Siamo fiduciosi, ripeto, non sono processi lunghi, non dall'oggi al domani che si riesce a far conoscere una razza sul mercato, ma la strada intrapresa è quella giusta. Giuseppe Travagliati, presidente dell'Associazione Allevatori Cavallo del Katria. Presidente, ci siamo lasciati una settimana fa nella quale avete lavorato tantissimo e la promessa era di preparare tutto per tutti quelli che verranno oggi e domenica prossima ad assistere a Cantiano Fiera Cavalli. Già da una prima occhiata mi sembra che il lavoro stia dando già dei buoni risultati. Sì, assolutamente sì, ti ricordi Paolo? Innanzitutto benvenuti a tutti gli amici di Rossini TV. La scorsa settimana ci siamo lasciati con un fortissimo temporale e abbiamo pregato Nostro Signore, ti ricordi il tuo no? Comunque, a parte gli scherzi, insomma sì, stiamo andando molto molto bene. L'affluenza sta arrivando, considerando che ancora dobbiamo aprire la fiera, inaugurare la fiera, abbiamo tantissimi cavalli, la selezione sta crescendo, gli allevatori stanno molto molto crescendo e quindi c'è un sano, una sana competizione tra di noi e i cavalli ce ne danno la prova. Stiamo avendo, ieri ho visto dei cavalli veramente veramente molto molto belli, complimenti agli allevatori. Come sempre utilizziamo questo strumento da una parte per testimoniare e documentare, perché poi lo speciale si vede in prima TV, ma poi lo si vedrà e rivedrà tante volte, ma utilizziamolo anche per promuovere l'evento di domenica prossima e facciamo sapere che cosa succede, che cosa succederà oggi e cosa succederà domenica prossima. Per esempio ho visto dei bambini che stanno salendo a cavallo. Sì, tra l'altro abbiamo il battesimo, il famoso battesimo della sella, quindi i bambini possono salire con, naturalmente accanto dei professionisti, e oltre abbiamo spettacoli famosi in tutta Italia, abbiamo la riscoperta dei muli, quindi parliamo di antiche pratiche tradizionali e come noi faremo vedere come si utilizzano i muli per l'esbosco della legna. Questa settimana, la prossima settimana è il 20, perché ricordo a tutti sono due domeniche, la seconda e la terza. Riproporremo quasi tutto il palinsesto di oggi, della domenica 13, lo ripeteremo il domenica 20 e in più avremo degli amici di Roma, gli amici di Muli Montati di Roma, che ormai siamo, ci lega la passione per il mulo oltre che per il cavallo del Katria.
già arrivando siamo stati accolti da un paio di nitriti in zona parcheggio, e effettivamente è sempre una cosa straordinaria vedere tutti questi cavalli. E l'abbiamo già chiesto in sede di conferenza stampa, però rilanciamo di nuovo la domanda: come sta il cavallo del Catria? Stiamo molto bene, nel senso che i numeri ce ne danno la prova, considerando l'altro ieri parlavo all'incirca di 18, poco più di 18 anni fa i cavalli del Catria erano 306, ad oggi, alla nascita dell'associazione, quindi 3 anni fa, erano 725, ad oggi siamo 1500, quindi la curva è in netta ascesa e questo ci fa ben sperare. Giacomo Romitelli, l'abbiamo intercettato mentre andava a supervisionare da una parte all'altra in compagnia del presidente. Lui è vicepresidente di ANAREAI, ma oggi vogliamo intervistarlo anche come allevatore, perché abbiamo sentito più volte indicarlo come il più importante anche in termini numerici. Sì, diciamo, devo dire chi ha fatto la maggior parte del lavoro è mio padre, quindi Fausto Romitelli, ma abbiamo circa un allevamento di 300-400 capi e tutti cavallo del Catria. Si è speso per la valorizzazione di questo cavallo del Catria, addirittura mio nonno, quando era ovicio o presidente dell'azienda consorziale del Catria, il compianto Mimmo Romitelli, e però ecco, quindi diciamo è un po' una missione che abbiamo come famiglia. Sì, perché l'anno scorso avevamo sottolineato questo aspetto, mi piace riportarlo, cioè lavorare su una razza va verso il rispetto dei tempi della natura. Non è una cosa che si può fare costringendo i cavalli a essere più veloci, bisogna aspettare generazioni, generazioni e generazioni, e nel frattempo si susseguono generazioni e generazioni di allevatori. Certo, certo. I risultati che vediamo oggi è frutto di grande lavoro intrapreso a partire dagli anni 60-70 fino ad arrivare ad oggi, perché naturalmente per fissare determinati caratteri di una razza ci vogliono anni, decenni, e ecco, solamente consideriamo che una cavalla, diciamo una gravidanza dura circa 11 mesi e poi per ripartorire impiega circa 3-4 anni, quindi diciamo per fissare determinati caratteri serve tempo, quindi serve un lavoro portato avanti nel tempo, ecco. Tra il pubblico, ma con un motivo in più per essere qui, Agnese Truffelli, vice direttrice di Confcommercio Marche Nord, che però abbiamo visto non è solo qua in quanto Confcommercio è coinvolta per la conferenza stampa e nell'organizzazione, ma proprio come appassionata. Non sapevo. Il duplice motivo, sia perché sono un amante dei cavalli, amo profondamente questo animale, soprattutto poi avendo una razza autoctona come il cavallo del Catria posso essere ancora maggiormente appassionata, e poi anche per il semplice fatto che sono proprio originaria di Cantiano, quindi per me uniscono insomma due passioni. Inoltre si inserisce benissimo questa manifestazione in quella che è la filosofia di Confcommercio di sviluppare un turismo quanto più sempre più sostenibile, quindi noi oggi siamo all'interno sotto le pendici del Monte Catria, all'interno di un'arena, a contatto con i cavalli che passeggiano in mezzo ai tanti turisti che parlano tante lingue diverse ma anche tanti dialetti diversi, quindi questo dimostra che è una fiera che attira non solo le persone di Cantiano e dintorni ma anche da fuori, quindi siamo veramente orgogliosi di questa manifestazione e ci auguriamo che sempre più si conosca questa meravigliosa razza. Siamo con Daniele Tagnani, sindaco di Frontone e assessore dell'Unione Montana. Ci dirà quali sono le deleghe e soprattutto ci dirà anche perché, che cosa c'è alla base di questo intervento così accorato che ha fatto nell'avvio prima del taglio del nastro. Sì, chiaramente le deleghe sono al turismo e all'agricoltura, quindi oggi mi trovo nel mio mondo. Il cavallo del Catria è il baluardo del Monte Catria, su cui sicuramente l'Unione Montana punta e su cui bisogna sviluppare una strategia di sviluppo appunto territoriale, perché per noi è uno dei cavalli di battaglia appunto dell'Unione Montana. Perciò il mio intervento, il mio portare avanti il discorso del cavallo del Catria riguarda appunto lo sviluppo delle aree interne e della permanenza delle persone nelle aree interne. Ha
Abbiamo trovato il posto giusto dove riposarci dopo una giornata straordinaria come questa, vissuta in mezzo a tanti cavalli, in mezzo alla natura. Una giornata che abbiamo vissuto per voi con le nostre telecamere, ma che vi consigliamo di vivere ancora una volta, visto che ce n'è una seconda edizione domenica 20 ottobre. Non mancate a Cantiano Fiera Cavalli.